E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a parlare di BMS. Però ragazzi, BMS non come quelle che abbiamo visto fino a oggi. Questa è una sorta di BMS, o meglio bilanciatore, perché questi componenti, questo nello specifico, è un bilanciatore per pacchi batterie litio, litio ioni, LTO c'è anche, l'IFE PO4, eccetera eccetera. Ragazzi, cosa cambia tra questo e una BMS di quelle standard che conosciamo? Che ragazzi, questi sono modulari, sono esterni e hanno un funzionamento, diciamo, specifico per la sola funzione di bilanciamento, cioè questi fanno solo da bilanciamento, non fanno da uscita di potenza, non fanno da protezione sul cortocircuito, sovraccarico, cut off, cioè quando la batteria scende sotto i livelli del range non stacca, e questa fa solo da bilanciatore. Ed è un bilanciatore attivo, come vedi qui è stato montato 1, 2, 3, 4, 8 BMS, o meglio 8 bilanciatori esterni attivi con queste celle LiFe PO4. Qui c'è lo schemino per come si ricarica, come si posizionano, sono uno accanto all'altro nei poli delle varie celle. 1, 2 e queste tutte insieme. Come funzionamento hanno due connettori, un connettore è quello di bilanciamento che va nei poli della batteria, più c'è il cavo di interconnessione modulare che va a connettersi con gli altri BMS, o meglio bilanciatori, che hai a fianco. Eccoli qua. Questi sono quelli di bilanciamento che vanno connessi con gli altri bilanciatori a fianco. Quello rosso invece, questi sono questi due, con il foro, vanno connessi appunto nella batteria. Eccola qui. Batteria, batteria. Questo è un altro modello ancora. Questi sono sfusi in contenitore plastico, eccetera eccetera. Questi invece sono posizionati su una basetta e tu da qui 1, 2, 3, 4 e 5 puoi andare a fare le varie connessioni, che ti ricordo che ogni cavo di questo va cablato nella connessione serie tra una e l'altra, così da bilanciarne ognuna in maniera corretta. Esistono comunque in commercio tantissimi modelli, tantissimi tipi di BMS. Sotto ti lascio i link diretti di alcuni di essi, se vuoi andarli a controllare, se vuoi leggere le caratteristiche. Dico, un conviene, non conviene, quando conviene. Ragazzi, questi possono convenire se vai a fare un impianto casereccio, ovviamente, e vuoi un bilanciamento un tantino più preciso. E ovviamente però sei scoperto, come abbiamo detto, per quanto riguarda la potenza di uscita. Per questo io consiglio comunque sempre un BMS di quelli che hanno ingresso e uscita. È vero che quella deve essere scelta, dimensionata in base alle correnti di lavoro, cosa che questa no, perché qui vai a collegare qui e qui il tuo motore e lui prenderà tutta la corrente che gli serve senza limitazioni. Però è vero, è anche vero che non hai protezioni. Se per caso questo cavo e questo cavo vanno a fare un cortocircuito, tu vai a mandare tutte le celle in corto senza nessuna protezione elettrica e elettronica. Invece una standard BMS ti può dare aiuto in questo. Quali sono le BMS? Questa, per esempio, questa è una BMS di potenza, quest'altra è un'altra BMS di potenza,
Questo è un tipo di potenza però un po' più piccola, perciò fai la scelta, valuta tu quale BMS tipo può fare al tuo caso. Questo comunque non parliamo di BMS, ripeto, questi sono dei bilanciatori che ti bilanciano, vedi, in fase di carica ti bilanciano tutte le celle allo stesso livello e anche in fase di scarica. Vedi, tutte bilanciate correttamente. Se non vai a utilizzare un bilanciatore, vedi? Sì, ce n'è una più scarica, più carica, più scarica, più scarica, più scarica, ancora più scarica, zazzazza, e non va bene. Le celle in un pacco batterie lidio, come sai, e come sanno i miei studenti del corso Battery Maker, iscriviti, mi raccomando, sotto in descrizione trovi tutti i link ai corsi, ai fascicoli e anche a questo prodotto. Ragazzi, niente, per questo video è tutto. Ciao e al prossimo video.